Ciao a tutti, oggi faremo l'anello del Mondeval partendo dal parcheggio del rifugio Città di Fiume in Val Fiorentina e come potete vedere qui c'è il maestoso Pelmo. Seguitemi. Arrivati al rifugio Aquileia, metri 1583. Questo rifugio è molto bellissimo. Ok, adesso prendiamo per Forcella Ambrizzola e sito archeologico Mondeval, circa 2 ore e 15 minuti. Dopo il primo tratto in salita, adesso la strada bianca è diventata asfalto, come potete vedere, ok, e comincia ad aprirsi anche, si vede qualche cima. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Siamo arrivati a Mondeval de Sora, metri 2133. Adesso seguiamo le indicazioni per il sito archeologico Mondeval, sono circa 10 minuti. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Eccoci arrivati al sito archeologico del Mondeval. In pratica qui nella preistoria è stato sepolto, dicono, un uomo di circa 40 anni con tanto di ricco corredo funerario. Sto leggendo adesso questo tabellone qui. Ok, guardate un po' cosa c'è qua. Quello è il becco di mezzodì.
Ecco, 10 minuti siamo ritornati al Monte Valdesora e adesso prendiamo il sentiero, sempre il 466, verso Forcella Ambrizzola. Sono arrivato alla Forcella Ambrizzola, metri 2277. In fondo lì, non so se riuscite a vederlo, c'è il lago Federa e il rifugio Corrada da Lago, fantastico. Però adesso devo proprio scappare perché purtroppo sta piovendo e lì potete ammirare la fantastica Corrada da Lago. Quello è il pelmo e questo qui, adesso vi faccio vedere, è l'antelao. Ovviamente c'è un po' di nuvole basse, quindi non si vede proprio tanto bene. La malga prenderà chiusa, quindi mi fermo qui, mangerò un boccone, aspetto che sballi, perché ho visto già che a nord nuvole non ce ne sono più, quindi probabilmente fra non molto smetterà anche di piovere. Intanto ne approfitto per asciugarmi un pochino e mangerò un bel panino e dopo riprenderò la marcia. Ciao ciao! Come avevo previsto, ha smesso di piovere. Al cappuccio perché è venuta su un po' di aria e fa freschetto. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Ci stiamo avvicinando al rifugio Città di Fiume, eccolo lì. Che è situato proprio sotto il maestoso pelmo. Eccolo qua, rifugio Città di Fiume, metri 1917, e ovviamente a chi ha la fortuna di venire qui potrà ammirare il civetta e lo splendido pelmo. Bene, siamo arrivati al bivio di questa mattina, dove io avevo scelto di andare verso la Malga Fiorentina facendo praticamente l'anello al contrario rispetto a come tutti fanno. E niente, adesso faccio l'ultimo tratto per arrivare alla macchina. Mi si sono scaricate le batterie della GoPro e quindi sto facendo l'ultimo video con col telefonino. E mi premeva di dirvi che Alessandro sta bene, non ha potuto venire oggi a fare questa escursione, quindi sono venuto in solitaria e mi sono preso una bella lavata perché tanta pioggia, però dai, per fortuna poi ho trovato un po' di riparo lì alla Malga Prendera. E niente, dai, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video, spero che vi sia piaciuto tantissimo. Ciao ciao.